Come poi anche nell'incontro con i professori datoriali, il loro primo punto è l'innovazione. Oggi tu cominci, diciamo, la visita a Como con quello che è non solo un punto qualificante del tuo programma, ma anche una delle richieste del territorio. Quindi poi glielo diremo che poi infatti stiamo già lavorando su uno dei punti qualificanti. Poi faremo un giro, diciamo, vedendo tre realtà importanti che ci sono qui, non possiamo vederle tutte. Alle 11 assolutamente, lui è in macchina perché sennò diventiamo matti. Quindi questo incontro che è fatto principalmente con militanti e sostenitori, direi che è meglio che l'avvocato Ambrosoli dica un po' come cose che vuole dirci, anche per spronarci a fare il meglio in questi prossimi 10 giorni, perché bisogna assolutamente vincere, non possiamo regalare, diciamo, la più grande regione dell'Italia alla Lega, e diciamo il 50% del PIL italiano alla Lega, è un dato politico che bisogna assolutamente tenere presente. Io vi ringrazio di essere venuti, ringrazio l'avvocato Magliore che ha voluto iniziare il suo giro di scuola qua, ed è significativo questa attenzione verso l'innovazione, verso la per quanto riguarda poi il giro, naturalmente non potrete tutti seguire, noi ci teniamo a fargli vedere due o tre realtà, no? Di cosa è nato qua. Siccome abbiamo poco tempo, naturalmente potete seguire in corridoi, però quando entriamo in laboratorio ci teniamo conto, se no diamo fastidio alla gente che lavora. Se no il laboratorio smette di funzionare, Prego. è l'isola, Ecco la no, politica. sì, intanto vi ringrazio moltissimo per essere qui, per avermi aiutato a organizzare qui questa prima tappa e quindi per l'ospitalità. Ringrazio proprio tutti nelle diverse iniziative. Immagino pochissimo giorni alle elezioni, la sensazione andando in giro, oltre che vedendo i sondaggi, fino a che dei sondaggi si poteva parlare ovviamente, è la sensazione di una volontà di cambiamento concreta, diffusa, libera da steccati. Tu prima hai detto che non possiamo lasciare alla Lega. In realtà la sensazione non è che si voglia non lasciare alla Lega, si vuole non lasciare a chi in quello dell'Europa, che negli ultimi 5 anni ha dimostrato di avere poca propensione all'apertura, a chi ha investito sulla divisione. Quando invece i tempi che stiamo vivendo, la dimensione della crisi che stiamo vivendo ci chiede di riunire tutte le forze. Questo è un esempio. Questo è un esempio di forze che si riuniscono per costruire. Ed è quello che dobbiamo pensare come modello per il nostro futuro. Io girando in questi giorni un po' vorticosamente la nostra regione, vedo la meraviglia del nostro sistema produttivo, vedo le grandissime qualità, non solamente professionali, ma anche proprio sociali, umane, dei lavoratori lombardi o dei lavoratori, intendo per lombardi, quelli che operano in Lombardia ovviamente, e mi rendo conto di quanto noi si sia straordinariamente avanti come visione, molto più avanti di come la nostra dimensione politica invece è, cioè la politica sta inseguendo la società e non stimolando la società a una crescita ancora maggiore, la società lo dico in senso generale. Ieri eravamo a Mandello, alla fabbrica della Moto Guzzi, ieri pomeriggio eravamo alla BP, una fabbrica di valvole nata nel 2006, valvole di profondità per pozzi petroliferi a Corico. Ecco, pensare che a Corico esistono le due principali società al mondo che si occupano